Cominciano a schiarirsi le nubi grigie sull'esclusione delle zone franche urbane del comune di Partinico. Il consigliere Gianluca Ricupa ti spiega perché l'assessore Vancheri ha mentito sapendo di farlo. La gestione dell'acqua torna ai comuni, sarà Cinisi il primo a riappropriarsi dell'acqua entro il 14, tutti gli altri comuni. Beni per 20 milioni di euro sequestrati ad un mafioso palermitano nato a Monreale, si occupava oltre che di macelleria all'ingrosso anche di gestire le estorsioni per conto di famiglie mafiose. Sport, calcio, il giovane bomber rosanero Belotti pronto a tornare in campo nella sfida di Empoli in programma lunedì sera. Non la ritiene una sfida decisiva ma importante, dice, per fare bene. Buonasera, bentrovati con l'informazione di TV7. Apriamo il telegiornale, come avete sentito dai titoli, parlando ancora oggi della zona franca urbana, perché la politica partinicese è in fibrillazione. Oggi sulla questione ancora una volta interviene il consigliere comunale del gruppo Cambiamo Partinico, Gianluca Ricupati, che ai nostri microfoni spiega perché l'assessore regionale Vancheri ha mentito.